Grazie, bentornata in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi della cura dei miei capelli, quindi che prodotti uso, che strumenti uso, eccetera, eccetera. Iniziamo subito con la detersione. Uno dei miei shampoo preferiti è questo di Rocher, che è lo shampoo trattante alla cappuccina antiforfora per tutti i tipi di capelli. Allora, perché utilizzo uno shampoo antiforfora? In realtà io non ho la forfora. Ma ho un problema, ovvero in alcuni mesi dell'anno in particolare ho la cute molto molto secca che tende a squamarsi. Quindi la sento proprio tirare, sento una sensazione di fastidio alla cute. Ovviamente se tendo a grattare si squama. E con questo prodotto ho praticamente risolto la situazione, perché essendo un antiforfora è formulato in modo molto delicato. Perché ovviamente chi ha la forfora non può utilizzare un prodotto molto aggressivo per lavare i capelli e quindi mi ha migliorato notevolmente la situazione e il problema mi è quasi sparito. Lo amo veramente, inoltre è senza siliconi che ormai è da un po' di anni che cerco di usare dei shampoo senza siliconi, perché ho notato che mi vengono meno doppie punte. Non so se è una mia fissazione, ma comunque ho notato che mi trovo meglio. Ovviamente, però, siccome non sono una fissatissima del bio e siccome uno shampoo bio costa a volte anche 10 euro, che per me è tantissimo per uno shampoo, e inoltre non mi fanno nemmeno impazzire, cerco di trovare delle soluzioni economiche o da supermercato. Questi di Rocher sono abbastanza economici. Devo dire però che di questo tipo adesso hanno fatto una nuova formulazione, non so se sia la stessa, perché io avevo ancora il barattolino vecchio. Cioè, hanno cambiato il packaging, hanno messo il packaging più grande, ma presumo che abbiano anche cambiato la formulazione, non ne sono sicura. Comunque con questo davvero io mi trovo da Dio. Poi ultimamente ho voluto provare alcuni prodotti da supermercato, sempre senza siliconi. E ho provato questo shampoo qui di Fructis, shampoo fortificante puliti e brillanti Vitamin Gloss. A parte che ha un profumo paradisiaco, perché sa un po' di frutta, di tropicale, lo adoro. È il classico, quasi classico profumo degli shampoo Fructis, che è buonissimo, lo conosciamo tutti, e in realtà era tanto che non lo usavo perché cercavo prodotti senza siliconi, e in realtà hanno fatto questa formulazione senza siliconi e mi trovo molto bene perché lavo a fondo i capelli, me li rende belli luminosi, belli puliti. Tende ad essere un pochino aggressivo, quindi ne utilizzo pochissimo, miscelato, diluito con l'acqua, quindi in un bicchierino d'acqua metto un po' di prodotto, un po' d'acqua, mischio il tutto e poi me lo verso sui capelli e massaggio. La stessa cosa la facevo anche con questo antiforfora di Yves Rocher, solo che l'antiforfora di Yves Rocher era già molto delicato, quindi bisognava mettere un po' più di prodotto. Invece con questo di Fructis basta davvero pochissimo prodotto. Poi un altro prodotto che mi è piaciuto molto come balsamo è quello della linea Reparation di Yves Rocher, che l'ho trovato molto molto districante. Al momento non ce l'ho qui. Ho qui la maschera che l'ho usata, mi è piaciuta ma non tantissimo. Preferisco molto di più il balsamo. Attualmente invece sto utilizzando un balsamo che sto amando tantissimo, è sempre della stessa linea Fructis, Garnier Puliti e Brillanti, Fruity Passion. Questo è frutto della passione cocco, ha un profumo fantastico. E poi è quasi come se fosse una crema, mi lascia i capelli morbidissimi, profumatissimi, davvero lo sto tanto 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 adorando. Non ho trovato purtroppo lo shampoo di questo tipo, non so nemmeno se lo facciano ancora, perché ho guardato sul loro sito e non ho trovato questa linea. Però al supermercato l'ho comprata, insomma, qualche giorno fa. Comunque è davvero fenomenale, mi sta piacendo moltissimo. Come maschera in realtà non ne ho una particolare oltre a questa di Reparation, perché una volta usavo una di Garnier al mango e qualcosa che era veramente buona. Adesso non saprei quale utilizzare, quindi se avete un consiglio per me scrivetemelo nei commenti. Utilizzo però gli impacchi quando capita, quando ho tempo, soprattutto con l'olio di cocco. Allora, adesso vabbè, nel barattolo della marmellata, perché mi era arrivata la confezione rotta, quindi l'ho voluto travasare. Questo qua, se non sbaglio, è quello di Icarie, che è una profumazione di cocco, ragazzi, paradisiaca.
Lo metto sui capelli leggermente umidi e lascio agire un paio di ore. Ovviamente più lasciate agire meglio è. E poi lavo i capelli ed è veramente un toccasana per i capelli. Per il problema invece della forfora, non della forfora, per il problema della cute che si squamava, ho utilizzato in passato anche il gel d'aloe, a volte anche mischiato con l'olio di cocco, applicato proprio sulla cute e ho trovato davvero sollievo. Come altri prodotti idratanti, ho utilizzato per alcuni mesi la crema idratante per capelli della Fito, sia Fito 7 sia Fito 9. Mi è piaciuta tantissimo. Solo che costa un bel po' per il prodotto che è veramente versatile, è un ottimo prodotto e vorrei trovare in realtà delle alternative se, più economiche. Se conoscete qualche altro metodo, qualche alternativa, scrivetemela nei commenti. Perché in realtà ho letto su internet che alcune persone usano una crema idratante per le mani, che va bene per i capelli, ha praticamente lo stesso effetto della Fito. Però non ho guardato bene, quindi se sapete qualcosa scrivetemela pure. Come trattamento per i capelli, per dare volume, per dare forma, allora utilizzo, non sempre in realtà, solo per delle occasioni speciali, la mousse volume immediato per capelli fini e senza volume di Collistar, che è questo prodotto qui, acquoso, che una volta applicato sulla mano diventa una sorta di schiuma. Si applica sulle radici e poi si fa la piega e i capelli effettivamente vengono più voluminosi. Poi, se voglio invece dare luce ai capelli, un prodotto vecchissimo che sicuramente avrete visto nei miei video perché ce l'ho da una vita, è il Lyre Polish di Labelle M. In realtà qua è rotto, comunque è quasi finito, per questo ho messo lo scotch. È questa sorta di stick veramente fantastico, lo massaggio sulle mani e poi sui capelli e me li lucida tantissimo. Per quanto riguarda la piega dei capelli, cerco di utilizzare il meno possibile piastre e ferri, perché ho i capelli molto fini che si rovinano praticamente subito. A parte oggi che vabbè, ho utilizzato un po' il ferro, ma non lo utilizzavo veramente da diversi mesi, vabbè, diverse settimane forse. Comunque vi faccio vedere un po' quello che uso. Allora, per pettinare i capelli uso solitamente questo pettine di legno a denti larghi che non li rovina. Poi, altrimenti, uso un altro pettine, sempre a denti larghi, ma cerco di utilizzare di più il pettine di legno. Come spazzole ne ho tre, di tre dimensioni diverse. Allora, queste sono tipo rivestite in ceramica. È una grande per me fare la piega liscia. Una un po' più piccola, anche questa, la piega liscia, e una piccola piccola per provare a fare la piega un po' ricciolina, che non mi viene mai. In realtà non mi fa impazzire perché non so perché mi ingarbuglio sempre i capelli con questa spazzola qui. Invece con queste mi trovo molto bene. Come phon sicuramente l'avrete già visto, soprattutto nel mio video messa in piega liscia a modo mio. Ve lo metto qui. Un video su come fare la messa in piega liscia con il phon e la spazzola. E utilizzo questo, che è un Parlux 3200 a ioni, ed è un phon professionale, fantastico davvero, si riescono a fare delle pieghe fighissime. Se voglio fare i capelli mossi, invece uso o la piastra lisciante, anche arricciante di Remington, che ce l'ho da un bel po' di anni ormai. Ultimo acquisto, diciamo un po' più recente, di Remington, questo ferro largo con cui ho fatto oggi questi capelli qui, anche se in realtà li ho fatti molto molto velocemente stamattina e tendono molto a scendere, diciamo, questa sorta di mosso. Comunque mi piace abbastanza. Poi adesso che i capelli un po' più lunghi rende molto di più, perché quando avevo i capelli corti rendeva pochissimo questo, dovevo utilizzare per forza la piastra. Poi per fissare il tutto la mia solita cipria preferita che è fantastica, fissa davvero benissimo, è la palette testa nera, si chiama tenuta extra forte Holden Flex. Davvero quando faccio i boccoli, vabbè, a parte stamattina che ne ho messa davvero poca e li ho fatti velocemente, comunque solitamente quando faccio i boccoli e uso questa lacca qui mi durano tantissimo.
niente, spero che questo video vi sia stato utile. Scrivetemi i prodotti che amate di più per la cura dei capelli e che avete da consigliarmi qui nei commenti. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!